Oh, buongiorno a tutti. È chiaro che noi adesso siamo attesi, ragazzi, da amichevoli molto dure negli Stati Uniti. Quindi in casa nostra non c'è nessuna esaltazione, nessun idillio. Noi pensiamo semplicemente, a noi non interessa essere candidati per qualcosa. A noi non interessa. A noi interessa costruire la nostra squadra in questo momento. Sul mercato puoi fare solo una cosa, costruire la squadra. Poi, per farla funzionare, ripeto, è dal 20, 19, dal weekend del 19-20-21 di agosto che devi far funzionare la squadra. Quindi dovessero arrivare dei risultati negativi, sono le amichevoli, per carità, non devi mai andare. Le amichevoli che abbiamo giocato, ad esempio, a gennaio a Dubai erano state abbastanza rivelatrici. Però era gennaio, eravamo già a metà stagione. Io credo che in estate una squadra che si sta rinnovando molto come la nostra possa anche accadere, speriamo di no. Gli avversari sono forti, certo, questo non dovrà distoglierci dai nostri obiettivi, che sono quelli di fare il meglio possibile, il più possibile sul mercato per rinforzarci. Non pensiamo ad altro, non pensiamo a farci dare un volto alto da quelli che danno all'esame la patente di più forti o non più forti. Lasciatemi ricordare intanto OneFootball. OneFootball a vostra disposizione. L'app di OneFootball è gratuita. L'app di OneFootball vi aspetta. L'app di OneFootball è ricchissima di contenuti. Scaricate l'app di OneFootball. L'app di OneFootball è totalmente gratuita. Nella descrizione di questo video c'è il link. Scaricate l'app di OneFootball. Detto dell'app di OneFootball, torniamo a noi. Vedo che c'è. Intanto aspettiamo l'evoluzione su Chukwueze. Vediamo che cosa accade con Matteo Gabbia. Ripeto, il Milan si sta muovendo in base a determinati criteri. Doveva rifare tutto il centrocampo per l'infortunio di Isma e per le partenze di Tonali, Branks e Bakayoko, e deve ancora fare una cosa a centrocampo. Volevamo essere più pericolosi anche a destra. E se arriverà Chukwueze, saremo in grado di essere più pericolosi anche a destra. Volevamo avere qualche caratteristica diversa rispetto a quel pur ottimo Brahim Diaz, e mi sembra che ci stiamo riuscendo. Vedremo se sarà il caso di fare anche qualcosa in difesa se Matteo Gabbia andrà via, e poi vedremo sugli esterni che cosa accadrà. Però è chiaro che il nostro è un mercato in continuo divenire, di continua attenzione. Vedo a volte sui social un dibattito che non mi appassiona. A giugno, sto parlando di casa nostra, eh? A giugno il bene era solo Paolo Maldini, e a giugno la società era il male e la proprietà erano il male assoluto. Adesso invece la società e la proprietà sono il bene, bravi, belli, biondi con gli occhi azzurri, e ci sono delle ironie su Paolo Maldini, su come lavorava, su come si muoveva. È un dibattito che non mi appassiona per nulla. Non mi appassiona perché poi ci sono ironie inutili che scatenano risposte inutili. Io l'ho sempre detto, guardate, io ho rischiato l'osso del collo come milanista all'inizio degli anni Ottanta per un giocatore che amavo follemente sul campo e che amavo follemente per come mi rappresentava con le sue polemiche, con il suo coraggio, con il suo petto in fuori. Era Gianni Rivera. Ma Gianni Rivera, purtroppo, a livello dirigenziale ha rischiato di portarci veramente, veramente sul fondo. Sto parlando dei primi anni Ottanta, quindi sto parlando di una era, di due ere geologiche fa rispetto a Paolo Maldini, che ha fatto calcio in maniera diversa e che non ci ha portati sul fondo, ma che, essendo a capo dell'area tecnica, ha costruito un ciclo che ci ha riportati in Champions League, che ci ha fatto vincere lo scudetto e ci ha portati in semifinale di Champions League. Quindi io penso che quando il Milan fa le cose il Milan, io non personalizzo mai. Prima vi ricorderete che nel corso della gestione dell'area tecnica di Paolo Maldini io vi ho sempre parlato di gruppo, di compattezza. Vi ho sempre detto che il Milan nuota nel suo mare quando è compatto. Il Milan a tutti i livelli dà il meglio di sé quando è compatto. Quindi per me è il Milan. De Ketelaere non l'ha preso Maldini, ha preso il Milan. Lo scudetto lo ha vinto il Milan. Le tante ottime scelte che abbiamo fatto, anche rischiose in questi anni, come Maignan al posto di Gigio, le ha fatte il Milan. Oggi la campagna acquisti la fa il Milan. Io non personalizzo e non idolatro. Credo che i tifosi del Milan in questo momento di tutto abbiano bisogno, tranne che di andare a cercare dibattiti oziosi, tranne che andare a cercare
tempeste in un bicchiere d'acqua emotive per avviare una discussione social. Paolo Maldini al Milan ha fatto bene. E su questo c'è poco da discutere. Poi, ma si è fatto bene perché non riapriamo. Il Milan probabilmente ha ritenuto il Milan di voler essere di voler essere in maniera compatta al passo con l'evoluzione, l'innovazione, il carattere innovativo che ha questo sport di continuo. Non che Paolo Maldini sia un tradizionalista, non voglio dire questo, perché questi sono dibattiti sempre spinosi, sempre difficili. Io non voglio urtare la suscettibilità di nessuno. Io dico che Paolo Maldini ha fatto bene, dico che ogni proprietà, ogni club ha il diritto di prendere le decisioni che meglio crede, di prendersene la responsabilità. Io dicevo il giorno in cui ho visto le prime notizie di Sandro Tonali, dicevo la società è libera di fare quello che meglio crede. L'importante è che sappia cosa sta facendo. E io ho avuto la conferma che la società sapesse cosa stesse facendo, perché dalla società ho saputo che cedere è molto doloroso. Quindi questa consapevolezza nella nostra società c'è, che cedere Sandro sia stato molto doloroso, ma era l'unica strada per rifare la squadra. Ripeto, io credo che noi stiamo allestendo una squadra che possa essere in grado di affrontare al meglio la stagione. Non abbiamo ancora finito, però non stiamo facendo una squadra da quasi da clandestini del Milan. No, chi sta facendo la squadra si sente il Milan nel cuore. Nessuno di noi potrà mai dire che il Milan è un nome, un cognome. Il Milan è il Milan. E quindi questo credo che noi dobbiamo portarci dentro. Noi stiamo lavorando in continuità. Se abbiamo ricavato così tanto dalla cessione di Sandro Tonali è stato perché l'acquisto di Sandro Tonali è stata una bella intuizione di Paolo Maldini, che era capo dell'area tecnica del Milan, e quindi per me nel momento in cui Paolo Maldini lavora per il Milan è il Milan, poi Paolo Maldini come simbolo è e sarà sempre lui, Papa Cesare, che ho sempre nel cuore, il Milan. Però poi, come dice Giorgio Furlani il giorno del raduno, l'anno 1 in cui non c'è Paolo Maldini nel Milan non è l'anno 0 o l'anno 1, è l'anno numero 124. Quindi, come lavoriamo in continuità come proprietà Red Bull rispetto a Elliott, investendo tutte le risorse sportive sul mercato, la stessa cosa sfruttando i risultati sportivi ben costruiti da Paolo Maldini negli anni scorsi, noi stiamo provando a evolvere e a rifare la squadra. Ce la faremo, non ce la faremo. Ragazzi, calma, su questo bisogna stare cauti. Bisogna stare cauti e prudenti, vedere cosa ci dice il campo. Però non ossessioniamoci con discussioni sterili di cui non abbiamo bisogno, perché i nostri avversari sono fuori dal Milan, non dentro il Milan e non nella storia del Milan. Su questo vorrei essere chiaro. A domani.